Da qualche settimana sta andando in onda uno spot dell'ottica Belotti che vede come protagonista una nostra vecchia ma giovane conoscenza. Stiamo parlando della bella Laura Kempf, che è stata finalista Miss Svizzera nel 2010 e che ora sta muovendo i primi passi nell'ambito della pubblicità e dei videoclip musicali. Infatti, lo ricordiamo, è stata protagonista della campagna pubblicitaria della Publineon ed è apparsa in diversi videoclip, tra cui uno di Snoop Dogg. La ragazza, diciamo, invitata a una festa per uno spettacolo, lei rappresenta un po', si può dire, una escort, e la festa noi la chiamiamo un addio al celibato in un albergo, e non vede bene e quindi invece di vedere il numero giusto ne vede un altro e sbaglia porta e ahimè nella stanza accanto trova praticamente un prete, un sacerdote. Però alla fine poi esce poi il mio amico dal party, quindi poi ritorno da lui e basta. Mi sono soprattutto divertita a giocare soprattutto su questo ruolo un po' spinto, diciamo, però mi sono trovata bene, ho giocato bene, quindi è uscito un ottimo risultato. Lo spot, diciamo, che nasce da tre teste, la mia, quella di Alberto Meroni che ha fatto la regia e anche Alberto Galli che è il responsabile, chiamiamo un po', di quello che è la comunicazione Belotti Ottica Udito, e insieme cercavamo un'idea che chiaramente restasse impressa alla gente ma che facesse specialmente sorridere, ed è per questo che abbiamo giocato sul discorso della difficoltà nel vedere delle situazioni che sono un po' spiacevoli, che a volte ci si trova quando non si vede bene. Come l'hanno buttata chiaramente i giornalisti prima, sembrava una cosa, invece poi se lo si guarda ci si mette solo a ridere, basta. C'è qualcosa all'orizzonte? Ti è arrivata qualche proposta? Sì, mi è già arrivata, ma è ancora tuttora da verificare, da vedere, da, diciamo, organizzare, quindi piano pianino magari, non è ancora definita chiaramente, ma le proposte magari arrivano.